with you. There's no place I'd rather be. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, io sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo nel primo live commentary di Call of Duty Black Ops 3 e come potete vedere il nostro specialista iniziale sarà questo qui, l'arciere. Non ricordo sinceramente come si chiami, comunque ho scelto questo qui. Ovviamente andiamo a trovare subito una partita, ci andiamo a fare un deathmatch a squadre, classi non modificate assolutamente. Non ho alcuna pretesa, non so giocare a questo gioco, sono una pippa mondialissima. Quindi non preoccupatevi, o meglio, non scandalizzatevi se vedete degli score alquanto penosi. Quindi ragazzi, noi ci vediamo in partita. Ok ragazzi, eccoci finalmente in partita. Siamo nella mappa Metro, non voglio sbagliarmi. Ovviamente siamo in questa nostra primissima partita. Questa è in assoluto davvero la prima partita che mi faccio nel multiplayer, perché l'ho appena finito di installare, quindi lo stiamo provando praticamente insieme. Io che poi alla beta non ho... Oddio, pensavo di aver fatto già la prima kill. Intanto questo raga è lentissimo, credetemi. Dicevo, alla beta non riuscì a giocare. Ecco qui, becchiamo subito la prima morte. Alla beta non riuscì a giocare come si deve, quindi questa è praticamente una delle... la prima volta in assoluto davvero che ci gioco. Ecco qui, iniziamo subito a morire già per la seconda volta. Mamma mia, raga, faccio davvero pena su Call of Duty. È un qualcosa di incredibile. Comunque, vi anticipo già che dalla prossima settimana arriveranno sicuramente degli altri video. Lo so, bro, scusami se ti ho fatto la kill da dietro, ma dovevo. Cioè, ti tengo sotto tiro, ti devo sparare assolutamente. Comunque, vi dicevo, dalla prossima settimana arriveranno sicuramente degli altri video su Call of Duty Black Ops 3, però ragazzi vorrei metterlo un pochino sul piano delle challenge, perché sinceramente mostrarvi troppe partite multiplayer in questo modo mi sembra un pochino stancante, mettiamola così. Attenzione un attimo che... ok, non era un nemico, infatti mi sembrava strano. Mamma mia, e c'è una kill qui, attenzione, ripariamoci un attimo. Cosa ho buttato? Ho buttato qualcosa, aspettate raga. Aspettate un attimo che qui ci sono momenti, fasi... Oddio, cosa sta succedendo, raga? Ci sto capendo poco e niente, eh? Intanto qui non dovevo ricaricare, mi sa! Mamma mia, meno male, raga, questi sono più nabbi di noi alcuni, eh? Un'altra kill, non ci credo, raga. Si vede che siamo all'inizio, eh? Questi sono più nabbi di noi. Ti dicevo, volevo metterla un pochino sul piano delle challenge. Infatti, la prossima settimana credo già che... martedì vi farò arrivare una prima challenge, se ci riesco ovviamente. Ovviamente poi ci sarà la serie di Saint Seiya, qualche altro video random. Lunedì credo che sarà coperto ovviamente dall'episodio di Dragon Ball Super, quindi non so, vediamo. Anzi, lo escluderei assolutamente che lunedì esce qualche video di Call of Duty Black Ops 3. Tanto come stiamo andando? 4-6, mi aspettavo molto molto di peggio, eh. Mi aspettavo davvero di peggio per il momento. Però non cantiamo troppo presto vittoria, perché questi ci distruggono sicuro proprio. Allora, stiamo calmi, eh. Andiamo con calma, ne abbiamo uno dietro. Attenzione che ne abbiamo uno per di qua. No? L'hanno ucciso forse, vabbè. Ecco qui, raga, stanno dietro. Aspettate un attimo, eh. Eccolo qua. Ma dai, com'è possibile che non l'ho distrutto? Che poi ragazzi, i mirini sono... ci hanno veramente un rinculo minimo. Impulso visivo, premi L2 più R2. Quindi questo credo che sia la specialità del nostro specialista. Proviamo un attimo a utilizzarla, vediamo. Ok, dovrei riuscire a vedere i nemici, solo che non li vedo. No vabbè, questa non l'ho capita proprio, mi appare davanti così. Mamma mia raga, iniziamo subito una vera schifezza. Ok. Qui abbiamo ancora il boost che era presente in Advanced Warfare, quindi non male. Tipo alla Crysis, mettiamola così, eh. E intanto sto per perdere la voce, raga. Quindi se a un certo punto mi sentite che o vi ho fatto un taglio o qualcos'altro, sono io che ho perso momentaneamente la voce. Allora, vediamo come stiamo andando. Ancora 4-9. Ecco qui, infatti come vi dicevo, ho appena avuto un problemino di voce. Siamo stati uccisi di nuovo. Aspettate un attimo che... eppure stiamo vincendo, se non sbaglio, eh. Quindi siamo praticamente l'anello debole. No, no, stavo per controllare.
A quanto stavamo? 4-11, mamma mia, raga. Il problema è che non mi riesco nemmeno troppo a concentrare quando sto registrando. Aspettate un attimo, eh. Ok. Per il momento la zona è libera. Anzi, c'è qualcuno qui sopra. Sicuro. Sicuro c'è qualcuno qui sopra e ci ha buttato anche qualcosa. E non è possibile. Come faceva a sapere che stavamo qui? Vabbè, dai. Allora. Proviamo. Non lo so. Su R2 cosa abbiamo? Credo la solita bomba. Proviamo a buttare una bomba lì così. Ah, esplode pure subito. Ecco qui, ragazzi. Ce n'è uno qui. Ce n'è uno qui che è stato appena ammazzato. Buttiamo non so cos'è questo, una stordente credo. E comunque mi dispiace di farvi vedere una partita già orribile, penosissima. Dai, dai, che questa l'abbiamo fatta, eh. Attenzione. Guardiamoci un attimo dietro. Ok, non arriva nessuno. Vediamo se arriva qualcun altro di qui. Buttiamo una stordente così tanto per. Raga, deve esserci per forza qualcuno qui, eh. Aspettate un attimo, facciamo i mega camper. Ok, muoviamoci con assoluta discrezione. Allora, vediamo un po'. C'è qualcosa. Ok, arriva subito già la prima vittoria, raga. Anche se abbiamo fatto schifissimo, infatti un 5-12 è uno score davvero penosissimo. Però comunque come prima partita, come primo approccio e con prima vittoria, io sinceramente mi ritengo abbastanza soddisfatto. Comunque non vedo l'ora di affrontare una challenge con voi. Quindi ragazzi, direi che possiamo darci appuntamento a un prossimo video.